Sciolto il Consiglio regionale, è già partita di fatto la campagna elettorale per le prossime elezioni. In Abruzzo c'è anche Umberto Di Primio, candidato presidente per il centrodestra. Ma c'è il mio nome, così come c'è il nome, ci sono i nomi di altre persone che ovviamente hanno piena legittimazione, così come credo di averla io, a chiedere di poter essere considerati tra coloro che possono correre per la poltrona di presidente della regione. Per quello che mi riguarda, io ho già detto da tempo che ove fossi io le priorità sono tre dell'Abruzzo, e su quelle tre io vorrei costruire il progetto di governo del centrodestra e ovviamente costruire con la coalizione di centrodestra, perché oggi il mio nome è un nome che viene fatto da Forza Italia, ma deve essere un nome condiviso con tutte le altre forze politiche. Quindi nessuna fuga in avanti, i piedi ben saldi a terra, ma anche idee molto chiare. Il lavoro innanzitutto, una sanità che funzioni e sia accessibile per tutti, e poi ovviamente un equilibrio tra il nostro straordinario ambiente e la gente che vive l'ambiente, che attraverso l'ambiente può fare economia. Ecco, queste tre cose io credo dovremmo sviluppare tutta una serie di idee e di progetti per dare all'Abruzzo un governo finalmente vicino alla gente, un governo che renda questa regione una regione dove è piacevole vivere, un governo regionale che soprattutto cancelli le tante aspettative mal riposte dei cittadini e degli amministratori create dal centro-sinistra. Lei parla di coalizione di centrodestra, di unità del centrodestra, ma la Lega qualche giorno fa ha detto che correrà da sola alle prossime elezioni. Sì, è anche vero che però subito dopo la stessa Lega ha detto che è pronta ad un confronto con Forza Italia. Io credo che qui non si tratti di vedere chi è più bravo dell'altro, ma si tratta di mettere insieme le forze di tutti per creare una coalizione così forte da poter vincere le elezioni. Non bisogna creare un cartello elettorale, noi dobbiamo creare una coalizione, come abbiamo fatto nei comuni e nelle regioni dove già amministriamo. La coalizione vuol dire la comunanza di idee e la condivisione del progetto. Su questo io credo che tutti si potranno ritrovare, la Lega, Fratelli d'Italia e ovviamente il mondo civico, quello vero, quello che noi sindaci conosciamo bene perché lo abbiamo già sperimentato nelle nostre elezioni comunali. Ecco, su questo campo io credo che potremo dare ed essere veramente la forza di riferimento dei cittadini abruzzesi.